Toldo e Lamacchi non dimenticano di aver fatto parte dell'organico del Verona in B nella stagione 90-91. Grande colpo d'occhio offerto dal Meazza, 80.000 spettatori. Borriello forse sta parlando con Ronaldo di quando una volta decise di cacciarlo in un derby. Intanto dopo pochi secondi la prima conclusione di Recoba. Ma il Piacenza è molto manovriero nelle controgiocate. Qui grande intervento difensivo di Cordova che merita la riproposizione. Opposizione a Hubner. Poi tre corner consecutivi al terzo tentativo. L'Inter fa centro con Cordova. Proprio lui, primo gol nel campionato italiano in un momento davvero cruciale dell'annata. Sorondo, posizione di Orlandoni. Poi Cordova in acrobazia e Inter in vantaggio. Recoba lancia Ronaldo, il sinistro difetta in potenza. Novellino vuole maggiore circolazione della palla da parte della sua squadra, guardate che smorfia, quasi di dolore. Poi Lamacchi rischia il rigore per questa spallata su Vieri in aria. Recoba, Di Biagio, subito apertura, un po' distratta la difesa del Piacenza, Vieri spara fuori. Poi sommese di Francesco, Hubner non ci pensa su tanto, destro e Toldo che smanaccia in corner. Hubner, oggi per lui 35 anni. Rovesciata di Francesco, Toldo attento, poi lucidissimo Vieri nell'assistenza a Recoba che prova con la punta del piede sinistro, Rolandoni all'altezza della situazione. Doppio scambio, Ronaldo, Vieri, c'è la potenza ma non la precisione. Accelerazione di Ronaldo che vede Vieri smarcato, sinistro Orlandoni ancora. Poi Hubner vede la correre di Matusalem, destro di giro e palla in rete. Matusalem ha segnato all'Inter anche con la maglia del Napoli. Gol partita, terzo centro per lui in campionato. E Cristiano Zanetti non vede il movimento di Matusalem che gli gira intorno e poi mette in rete, niente da fare per Toldo. Ripresa con Ronaldo, poi errore di Cardone, Seedorf, grande chance ma sbaglia tutto con il sinistro. Sommese ammonito per trattenuta di Javier Zanetti per la maglia. Poi Recoba, grande palla per Ronaldo, colpo sotto, salvataggio di Tosto che giustamente esulta. Poi sostituito Seedorf, davvero negativa la sua prestazione in campo con Seisan. Calcio di punizione, Sommese si stacca dalla barriera, secondo cartellino giallo, così decide Borriello e dunque espulsione, rivediamo. Rimane in inferiorità numerica, in pratica nell'ultimo quarto del match il Piacenza. Riprova Recoba e fa centro. Sesta rete per lui in campionato. Inter di nuovo in vantaggio, polemico Orlandoni che forse temeva la conclusione alla sua destra, difetta nel posizionamento e quando tenta di recuperare è troppo tardi. Troppo in mezzo Orlandoni, Recoba lo ha castigato sul suo palo. Protestano i giocatori del Piacenza, in particolare Gautieri. Rivediamo Gautieri, duello in aria con Gresco, forse spinge un po' Gautieri ma anche Gresco aggancia l'avversario. Non è intervenuto Borriello, Gresco ammonito, rischia il cartellino rosso per somma di ammonizioni per questa entrata su Gautieri. Protestano quelli del Piacenza. Rivediamo, arriva prima Gautieri, Gresco colpisce Gautieri al piede. Borriello spiega al capitano del Piacenza che Gresco non ha toccato a suo avviso l'avversario, ma poi sembra voler chiedere lumi ulteriori al secondo dei suoi assistenti, cioè Camerota. E poi punizione, Ronaldo, palla in rete. Gol che chiude il match, esulta Ronaldo, 7 reti per lui, 9 presenze in questo campionato, 4 gol nelle ultime 3 partite, arriva anche Toldo da lontano per festeggiarlo, niente da fare davvero stavolta per Orlandoni che va anche a sbattere sul palo. Rivediamo la pennellata, perfezione balistica di Ronaldo. Intanto scappa qualche parola di troppo a Matusalem nei confronti del direttore di gara, cartellino rosso anche per lui, 14ª espulsione subita in questo campionato dalla Piacenza. Guardate Gautieri sostituito, polemico verso la panchina dell'Inter e poi il fischio di chiusura a Novellino, anche lui un applauso polemico. Poi molto sportivamente però Novellino si complimenta con i giocatori dell'Inter e due volte addirittura con Recoba, suo amico. Possiamo staccare con le immagini.
Nel Festival dei gol di marca sudamericana, la tecnica sublime di Recoba e di Ronaldo consente all'Inter di passare indenne sopra il penultimo ostacolo nella corsa verso il titolo. L'Inter ha sfruttato gli sviluppi di un calcio d'angolo e poi due calci di punizione. Nel primo tempo in evidenza Orlandoni e Inter poco incisiva nelle conclusioni. Ripresa con Inter progressivamente imbottigliata al centro e impaurita dal trascorrere del tempo. Poi il sinistro di Recoba per un boato che miscelava liberazione dalla paura e speranze scudetto.